questo punto avremmo completato il giro Lascito. e c'è il lascito che, mo ve spiego un'altra vita. Non c'è bisogno, pertanto lo puoi far vedere. Il lascito lo sceglie il giocatore prima del giocatore di turno, quindi sei tu. Yes. No, è metallo devasto. È prima del giocatore Ah, è dell'anello. vero, sarebbe quello alla destra del giocatore, Sì, quindi diciamo in senso antiorario. Noi stiamo procedendo in senso orario, mettiamola così. Giocando in questi casi è in senso antiorario. sì. Ok, quindi io sarei la lente adesso. No, tu intanto devi scegliere il lascito, che però c'è un attimo di vuoto. Abbiate pietà. Devi prendere un elemento che è uscito, che perdurerà nel gioco, che potrà essere riutilizzato da te o da altri giocatori. Allora uso la fulminite instabile. Ok, adesso ogni giocatore può avere un solo lascito attivo. Per il prossimo ciclo, la gente può fondamentalmente o usare il focus deciso dalla lente o usare il lascito, uno dei lasciti in gioco. In questo momento ce n'è uno solo, quello di metallo. Non puoi avere più di un lascito, quindi più avanti, se vuoi prenderne un altro, dovrai scartare questo. Ma tecnicamente un altro giocatore interessato potrebbe prenderselo scartando il suo. Cioè, fondamentalmente non può esserci più di un lascito per giocatore in gioco, ma non necessariamente è il giocatore che l'ha proposto a doverselo tenere. Sì, è un'alternativa al focus, quindi. È un'alternativa al focus. Oh, la cosa, diciamo, è per equilibrare proprio il focus del giocatore, no? Quindi tu in questo momento puoi, una volta definito il lascito, inserire o un evento o una scena dettata che si riferisce ad uno dei lasciti. In questo caso ce n'è solo uno, quindi diciamo a quello. Potenzialmente il sole è all'altro evento che per all'altro oggetto che perdura, però No, vabbè, diciamo i lasciti attuali sono solamente questo della fulminite, quindi lo può fare no, solo su io quello. tra quello che poteva scegliere. Ah, come elementi di lascito? Ma in teoria Sì. potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè potrebbe Sì, anche. potete vedere il pugnale con cui è stato trasformato in un sole, diventa un'arma magica, cosa del genere. Sì, vabbè, c'è qualcosa che è emerso, un Sì, qualcosa. oggetto, una cosa, anche una guerra, cioè può essere qualsiasi cosa. Quindi devi decidere o un evento o una scena dettata. È riferita a questo. Riguardante questo focus. Sì. Ok. Potrebbe essere come evento lo sviluppo di una magia sovraccarica. Sto pensando tipo all'upcasting di D&D. Sotto il periodo della radiazione. Sì, beh, ci può Le stare. radiazioni. Tipo sarebbe sviluppo della magia e poi gli metti il nome tipo della magia overcharged oppure della magia sovraccaricata. Per noi vecchietti è Magia Wild estrema. Quale? Magic. Mi piace come nome. Magia estrema. Sì, ci può stare, perché effettivamente è estrema. Parla. Da parte di chi? Che l'ha inventato o non l'hai definito? Guarda, c'ho il name generator sotto mano. Uzor. L'arcanista Uzor con la HR. Uzor. Luce ombra. Ombra, molto ombra.
Non Mi so. piace la magia estrema come ombra, apre scenari da mutua distruzione assicurata. Allora, ora se il Master Kai mi rassicura, dovremmo aver fatto tutto. Abbiamo finito il primo turno. Adesso si sposta il focus sul giocatore dopo Sarei metà. io. Sei tu sei la lente, tu decidi il nuovo focus. E allora. Fulmini l'abbiamo definita, un po' di abbiamo entrato, vediamo un po'. Comunque, per fare un riassunto, anche per quelli poi che seguiranno il video, già solo da questo primo giro è stato introdotto questa la casata di Stammerford e abbiamo già una linea, in realtà una linea temporale relativamente ben definita, e questo è un elemento che semplicemente è emerso spontaneamente dal gioco. Perché all'inizio abbiamo semplicemente detto: ah, ci sarà guerra tra le varie razze fantasy per via della magia. Adesso la cosa diventa già ben definita. Abbiamo già almeno due fazioni in gioco. Sì. No, è per fare un riassunto per quelli che vengono, che saltano avanti nel video. A posto. Vada pure. E sicuramente poi da questo schema qui, cioè, si possono derivare altre partite di Microscope per indagare altri pezzi o continuare questa espandendola. Diciamo che ovviamente questo è più facile se poi i giocatori che giocano queste espansioni di questa, diciamo, storyline siano sempre gli stessi, perché poi altrimenti è un po' difficile avere il sottotraccia di tutte le cose che sono state fatte, specialmente delle scene che se vengono poi giocate. Allora, io definisco il focus e lo mettiamo le droghe usate dagli arcanisti per non perdere, come si dice? A Briscola. Sì. La Lo sai che concentrazione. non devi chiedere l'aiuto del pubblico, te la sei cercata. Pietà. Il senno. Questo è il nuovo fo anzi faccio. Scusate che però ci mettiamo il nome, se no poi. Ma non era sicura la magia, tipo il primo evento del primo periodo. Sì, vorrei sottolineare però come il fatto che la magia sia sicura perdura solamente per due epoche, perché poi questa cosa è stata cambiata in maniera decisamente estrema, aggiungerei. Sì, diciamo che allora, contrasta questo evento qui? Viene scoperto che c'è modo di usare la magia in modo sicuro? No, perché ci sarà probabilmente un modo di usare la magia in modo sicuro. Non è detto che gli arcanisti la stiano utilizzando in quel modo. Vabbè, adesso starà a te cominciare a definirlo. Te sei il focus, due elementi annidati. Allora, facciamo. Io farei una scena. La domanda sarà come. Come ha preso il comando del circolo dei saggi? Come il mago.
Il mago Bagigio. Meglianno, una cosa semplice da dire. Ah, un punto di domanda. Scena. Mi immagino un consiglio durante il consiglio per l'elezione del come lo chiamiamo, il comandante del Circolo dei Saggi, del saggiatore. Gerand l'arcimago? Sovrintendente? Del saggista, Saggista? l'arcimago, Il rettore magnifico? durante il consiglio dell'arcimago, nei pressi, pressi del giacimento di Fluminite. Che personaggi ci dovrà essere? Meliano, che e basta. Ok, Personaggi che non devono essere giocati. non posso negare una categoria, diciamo. No, non nego nessun tipo di personaggio. Vi lascio a voi, in senso antorario, suggerire altri giocatori. Scegliere se qualcuno vuole fare Meliano e inserire altri giocatori che vi possano piacere. Quindi partendo da carisma. Sì, Devo aggiungere altri personaggi? scegli di giocare Meliano o aggiungi un nuovo personaggio che vorresti giocare in questa scena. Oppure scegli un personaggio secondario perché vuoi stare sullo sfondo, oppure vorresti cercare di pensare al tempo. Che è quello che mette pressione agli altri giocatori per chiudere la scena velocemente. Sì. Ok. Cioè, potrebbero essere che ne so. Ma un tempo qui non lo vedo molto facile da scegliere, ma potrebbe essere, che ne so, un numero di Mi persone. stai sfidando? No, no. Un numero di persone che deve votare, che fa pressioni perché si riaggiunga. Io aggiungo Scacchio, che è un mago goblin. Che Scacchio. Mago Goblin. Che fa parte sarai tu? del Circolo dei Saggi. Sì, mi sta bene. Ok, quindi Metallo Devasto può ancora inserire un personaggio. Diciamo se. Allora, questo è stato creato da. Questo mettiamolo così, mettiamolo uguale. Questo è stato scelto. E quindi Scacchio è uno dei maghi che dovrebbe, può tentare di diventare arcimago? No, perché la domanda è come ha preso il comando Meliano. Sì, ma noi stiamo Quindi facendo sa. durante il consiglio per l'elezione, è uno che fa parte del consiglio, uno che ha il diritto al voto, cioè. Ah, è uno che vorrebbe diventare. Sappiamo che la scena si conclude per forza con Esatto. Meliano che diventa Sì, sì, l'arcimago. sì, 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 quello sì. Adesso, carisma, puoi scegliere, cioè metallo, puoi scegliere se giocare Meliano o inserire un nuovo personaggio. Io la per dare un po' di. Cioè, qualche dettaglio a questi personaggi, capito? Cioè, un mago goblin proprio potrebbe essere un mago qualsiasi, un mago che fa parte del consiglio. Ah no, sì, ok. Carisma. L'avevo specificato. Cosa, scusami? Parte del Circolo dei Saggi Ah, l'avevo ok. Ah, no, no, specificato. ma io come sai sono un po'.
Tranquillo, tranquillo. Per giocare il personaggio, cosa intendi dire? Sarai quello che lo interpreta. Fondamentalmente è un gioco di ruolo freeform. Esatto, cioè interpreterai a braccio come introducendo elementi anche di sana pianta. Potrai, che ne so, decidere che il tuo personaggio sta in una stanza adiacente alla stanza dove verrà fatta la votazione e succede qualche cosa. Io sono stato un po' vago, eh. Ho detto il consiglio, non ho dato ancora. In realtà dovrei forse darlo qualche indicazione di più. Quindi ci troviamo all'interno delle caverne, del giacimento, quindi in una serie di caverne. Scavate nel terreno e c'è una sorta di anfiteatro dove verrà fatta una votazione. Tra tutti i maghi del consiglio. Aggiungo un personaggio. Perché aggiungo il personaggio chiamato Uro Chiamato, ed è scusami. un mago, il mago Uro. 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 Mago degli elfi di metallo. Che è un rappresentante degli elfi di metallo, visto che. Ok. Dato che tu mi hai sfidato, io sarò il tempo Sì. e nello specifico sarò il crollo. Metallo devasto, l'elfo di metallo e il Kai il crollo. Ok. E il Mutz mi sa però che rimane abbastanza bloccato perché Meliano deve essere in questa scena. Ma Sì, però. guarda, io se le regole lo permettono, me ne chiamo fuori, cioè nel senso mi limito a guardarvi, anche perché mi sembra che ci sia abbastanza carne al fuoco. Sì, anche perché sono obbligato io a prendere Megliano, cioè alla fine rimango Ok. io come No, ma ultimo. poi in generale io preferisco scrivere che interpretare, Vabbè, per cui puoi va essere bene, un personaggio preferisco. secondario tipo il consiglio dei maghi. Ok, ma guarda, se no potrei fare, che ne so, la guardia che sta fuori dalle caverne a bada che nessuno entri nel consiglio. Sì, poi decidi se vuoi, se non vuoi fare niente, se vuoi fare semplicemente delle controscene o se a un certo punto succede qualcosa che decidi che potrebbe essere interessante intervenire. Dato che parliamo di consiglio di maghi, immagino che questo guardiano sia esso stesso un mago. Non mi immagino il soldato in armatura pesante, cioè mi immagino una sorta di, come dire, arcanista che bada che il concilio stia in pace. Chiamiamolo così. Ok. Quindi dobbiamo definire. Quindi io farò un Megliano. Sempre partendo da carisma, dobbiamo definire un po' che cosa ognuno di noi in mente della scena che sta per cominciare. Quindi potete inserire le aspettative che possono avere il personaggio rispetto alla votazione, quello che pensa, degli intrighi o quant'altro. Ok, Scacchio semplicemente vorrebbe anelare a prendere il comando del Circolo dei Saggi, in quanto i Goblin sono una razza mal considerata da tutte le altre. Se
proprio non può esserlo lui, tutto vorrebbe tranne che fosse Meliano. Quindi fungerà un po' da antagonista. Ok. Metallo? Io direi che uno... teme che Meliano voglia distruggere tutte le altre razze e quindi è in forte opposizione alla, a lui e alla sua elezione. Qui vorrebbe essere lui a essere eletto in modo tale da poter addirittura eliminare Meliano. Meliano ha un forte seguito. Tutti che gli vogliono bene, non so. Meliano il bene amato passerà la storia così. È il nostro uomo. Beh, io penso che gli elfi abbiano una pessima abilità mineraria. Quindi la caverna crolla. Diciamo che sto dando pressione alla scena nella maniera più letterale possibile. Avete 5 minuti prima che il tetto vi caschi sulla testa. Però non mi è chiaro questo crollo, cioè ne siamo consapevoli. Lo vedremo una volta iniziata la scena. Ok. E diciamo che ah no, manca ancora, vabbè, Muzius, non so se... Ma guarda, per dare un po' di pepe potrei mettere che il mago alla guardia del cancello in realtà era una spia degli elfi del metallo nei confronti del concilio dei maghi. Ok. Vabbè, a questo punto potremmo inserire, cominciare a spiegare la questione della tensione, del contrasto, inserendo la domanda. Uro sa che la guardia è una spia? Penso che sono di quelle cose su cui bisogna votare. Dico di sì. Beh, pure io penso di sì. Una spia degli elfi. Sì, Non ti sei sentito? È a votazione, dicevo? Sì, a votazione. Allora per me no. È una spia degli elfi? No, allora che la guardia è una spia degli elfi è quello che ha detto il Muzzo, quindi è vero. La domanda a cui bisogna rispondere è: dato che Uro è il delegato degli elfi, sono in combutta tra di loro, quindi Uro sa che la guardia è una spia dalla sua parte o no? Ok. Immaginandomelo così su due piedi direi di no, perlomeno per quel che riguarda me, perché magari i maghi degli elfi sono integrati nel consiglio degli arcanisti, però magari c'è una sottofazione che no, e quindi la guardia alla porta è il loro, come dire, il loro occhio e le loro orecchie nei confronti di questa sottofazione di elfi ribelli. Sto sparando in maniera sì, molto sì, no, impro. Ma è quello il poi può essere definito dopo, può saltare fuori durante la scena. E in realtà ha vinto il no, perché sono già 3 no, quindi Uro non saprà di avere un... Cioè, in realtà Uro e la guardia non sono alleati tra di loro. Sarebbe ancora più interessante se il mago a guardia del cancello non è esso stesso un elfo, ma un umano che fa da spia, cioè
robe assurde. Chi si sarebbe mai aspettato un tradimento in questa quest? Aggiungiamo subito umano alla... Ok, ognuno ha definito le sue motivazioni e quindi potete iniziare la scena. E... sempre in senso antiorario? Mi sa di sì. In realtà dovrebbe iniziare il personaggio più importante, comunque sì, tanto poi è una scena freeform. Non... inizia te che sei Melliano e poi gli altri agiranno di conseguenza, dato che sei il focus allora, della scena. Diciamo che Melliano si trova in una delle sale principali dove ci sono un po' tutti quanti i rappresentanti e anche altre persone importanti e è abbastanza convinto di vincere è un po' dall'aspetto di sapere qualcosa che gli altri non sanno. Cioè, mostra un po' troppa sicurezza. Oddio, ho perso quello che stavo detto un secondo fa. Ah, ok. Ma tutti gli altri ci sono? Sì, ho sentito. Ok. Allora, ripeto, diciamo che Emiliano sta in questa stanza in cui, diciamo, si stanno avendo dei colloqui tra sia tutti quanti i consiglieri ed altri diciamo, personaggi famosi, magari regnanti o quant'altro. E mostra una certa sicurezza, come se si sentisse la vittoria in pugno, come se quasi quasi fosse certa la sua vittoria. Carisma. Ok. Cacchio nel notare lo smirk, non mi viene in Italia, il ghigno di Melianno è abbastanza infastidito, onestamente, cerca di mettersi sulle punte per sembrare più alto e cerca di attirare l'attenzione su di sé facendo grandi discorsi, fondamentalmente cercando di mettere in ombra Melianno. Fine. Ok, procediamo sempre. Oddio, possiamo prendere. Procediamo in senso, dato che nessuno sta prendendo l'iniziativa. Ok. Scusate, ho sentito Muzius, ma non quello che è stato detto. No, andiamo in fila, direi che adesso fa Uro, poi il Ka e poi tocca a te, magari. Continuiamo in fila. Sì. Io farei Uro cerca di convincere il concilio dei saggi a essere il leader più adatto in quanto gli elfi hanno sviluppato maggiormente la magia e sono meno propensi alla guerra rispetto alle altre razze. Diciamo fare il suo discorso portando fatti a livello tecnologico. Non ho dubbio. Tra i vari maghi che sono seduti al consiglio ad ascoltare i discorsi, ci sono due delegati dei nani. Uno sta guardando in alto e mormora qualcosa all'altro che scuote la testa. Ok, io invece continuo a mantenere la mia ronda, ma molto spesso mi giro nervosamente guardando
diciamo, il consiglio che si trova alle mie spalle, un po' per cercare di capire cosa si dicono, un po' soprattutto per cercare di capire chi è quel mago degli elfi del metallo che si trova nel consiglio, che ho visto entrare, essendo io a guardia, li avrò visti entrare tutti i membri. Fine. Vedete che Emiliano oggi termini mozze. Allora, vedete una splendida donna elfa che si avvicina con molto fascino, insomma, con una camminata molto elegante, nobile verso Emiliano e comincia a parlare con lui e diciamo questa situazione attira un po' l'attenzione di molte persone nella sala e vedete che i due parlano in maniera molto cordiale per qualche istante, dopodiché la donna lo invita a togliersi insomma dal centro Ricordati che sei su YouTube, togliersi cosa? di Meglio. spostarsi dal centro della sala e avvicinarsi, diciamo, verso dei tavoli, delle sedie che stanno un po' più appartate per evidentemente parlare di qualche argomento più intimo, più personale, insomma, per non farsi ascoltare. Diciamo, alcuni tra gli elfi storcono molto il naso. Carisma. Ok. Scacchio nota i due nani che guardano in alto. E si inizia a porre delle domande, dato che comunque anche i goblin hanno delle concezioni di scavi. E quindi per un momento smette di essere al centro, di cercare di essere al centro dell'attenzione. Uro. Metallo? Stavo parlando mutato, ok. A posto. Prima o poi sarebbe successo a qualcuno. Infatti. Ovviamente ero io. La parte del processo di elezione sta andando avanti. Quindi. Realtà no, ancora non è iniziata. Cioè, diciamo, è una sorta di consultazione. Sì, per quello che si è capito, Meliano ha fatto la sua arringa iniziale e poi si è messo a confabulare con un'elfa. Interrompo la conversazione. Uro interrompe la conversazione tra Meliano e l'elfa. E la prende per mano l'elfa e la porta via, in quanto è sua sorella. Zan zan zan. Bello. E l'allontana da Meliano. Vanno via dalla stanza. Ma in maniera brusca? Bruschissima. Volano insulti, minacce di morte tra Uro e Meliano. Un uomo che sa come farsi amare. Allora, diciamo, possiamo, non mi ricordo se è previsto le regole, sorella di Uro, Sì, tecnicamente è stato introdotto in scena, quindi qualcuno potrebbe decidere di interpretarlo. ne sono impossessato, non so Ah, perché. ok. Qualcuno ha deciso di interpretarlo. Va la coincidenza. Vaghissimo. Un secondo solo FK.
Ok, scusate. Kai, tocca a te. Le urla che tra Uro e sua sorella, in realtà dato che sono due arcanisti e stanno discutendo tra di loro, la questione si scalda in maniera letterale, cominciano a volare scintille tra i due. E a quel punto, in realtà, una così grande concentrazione di magia in un luogo così ristretto, così vicino a un metallo che fondamentalmente è un resistore arcano, alcune parti del complesso di caverne cominciano a brillare di una luce malsana e bluastra. Molti tra i presenti cominciano a dare segni di preoccupazione. Muzius. Vado io. Allora, il mago umano che si trova a guardia del concilio percepisce, diciamo, tutta questa animosità che si sta consumando all'interno della sala e anche il fatto che il tetto potrebbe no non reggere a lungo. Al che lui si, come dire, cerca di imbastire una sorta di incantesimo di spostamento di persone, perché in realtà il suo scopo tramite la magia è quello di far uscire Meliano da lì prima che crolli tutto, ma solo Meliano. Cioè, se ci riesce, lui prova a teletrasportare Meliano fuori da lì. Scusate, una domanda però. Ma essendo una spia degli elfi, mi domando perché vorresti salvare Meliano e non Nuro? Ma allora, quello che è venuto in mente a me è questo: se partiamo dal presupposto che Meliano ha preso il comando del Circolo dei Saggi, perché è un po' lo scopo di rispondere alla domanda. Dato che stiamo descrivendo come è successo, io me lo sono immaginato. Il tetto è crollato, la spia degli Elfi ha salvato Meliano, lui è l'unico rimasto, quindi sarà lui poi a seguire, cioè a presiedere i futuri consigli, ma in questo modo una spia degli Elfi si è assicurato capo. Sì, lui si è assicurato la fiducia di Meliano e quindi si è introdotto ai più alti vertici del circolo senza destare attenzione. Tra l'altro, la scusa pubblica potrebbe essere: tu sei umano, io sono umano, volevo salvarti, ma in realtà dietro c'era un tornaconto. La scena è finita. Perché Tendenzialmente sì. questo ha risposto alla domanda: come mai ha preso il comando? Perché è l'unico sopravvissuto. Vogliamo dare un nome a questo mago umano, visto che diciamo. Si chiama Rockfall. Lel. Come Va Rock? bene, ci sta. Aspetta. Credo che sia Rock Fall. Rockfall. No, così, scusate, mi siete arrivati così. Rockfall. Rockfall. No, tutto attaccato. A LL. Stai scrivendo sotto. Perfetto, ora ho capito. Allora. Gli anelli, roccia frana, Sì, rock le rocce cadono, sì. tutti muoiono. Rockfall, everybody die. È il trope del master che si arrabbia. In questa scena ha rappresentato il tempo. Il tempo è questo, è un elemento ambientale. Potrebbe essere, mentre i personaggi discutono su come scappare dalla città sotto assedio, uno dei personaggi è l'assedio, che
che in ogni, ad ogni turno descrive come i soldati arrivano sempre più vicini. Potenzialmente poteva andare che Melliano era quello che lancia una magia che blocca il crollo e quindi tutti i riconoscenti votano Melliano perché gli ha salvato la vita. Cioè, non è deciso dalla scena, però c'è sempre un elemento per evitare che la scena cominci a girare a vuoto. Per esempio che tipo Uro e Scarracchio si mettono a litigare con Melliano e poi sta cosa però va avanti un'ora senza che venga deciso niente. E perché comunque la scena deve essere funzionale alla storia. Tra l'altro, è una cosa importante, la scena esiste per rispondere alla domanda. Certo. Ora, tecnicamente questa scena potrebbe ancora andare avanti perché Uro magari si è salvato perché si è teletrasportato per i cavoli suoi, quali sono state le ultime parole di Scacchio prima di morire, cose del genere. Però tutto questo viene tagliato perché si è già arrivati alla risposta, quindi mal che vada, se qualcuno ritiene che ci sia ancora qualcosa di importante in questa sequenza, nel suo turno può inserire una nuova scena, tipo come ha fatto Uro a scappare dal crollo. E adesso si discute se questa è una è luce o è ombra. No, credo che questa cosa la decida sempre chi l'ha messa la scena. Poi però vi dico una cosa bellissima che non c'entra niente col focus, questa scena. Beh sì, è colpa mia, purtroppo è colpa mia. Ho deciso il focus e poi me lo sono perso. Rockfall era drogato e si era teletrasportato Liano perché era il primo che gli è venuto in mente. Vabbè, diciamo che troppo bella questa la lasciamo, però diciamo ecco un errore fondamentale, io non ho seguito il focus. La prossima volta tutti scrivono se le droghe vengono usate per non perdere il senno, probabilmente in questa sessione i partecipanti non hanno preso la loro dose che magari li avrebbe aiutati ad evitare il crollo. È ovvio che sono giustificazioni arbitrarie, però mi sembra di aver capito che funziona. Mentre era così, i maghi evidentemente non erano del tutto in sé, avendo scelto come luogo di incontro un posto palesemente non 626. Esatto. Allora, di luce e di ombra, sto Megliano, ma mettiamolo Dark, va? Mi piace proprio Dark. Palesemente una pedina al servizio degli elfi. Ok, ti sei tra l'altro gambettato da solo perché nonostante tu sia il focus hai scelto una scena, esatto, che non ha qualcosa di sotto, quindi ti sei mangiato una mossa. E passerebbe a Muzius, sempre col focus che io non ho seguito, però. Abbiate pietà. Ok, le droghe usate in attenzione per bene il senno. Ma allora, io vorrei farla, se vogliamo, banale, mettendo un altro evento sotto l'evento, quello delle radiazioni, cioè sviluppo della magia estrema. Ok. Qualcosa del tipo... Adesso parlo un po' a ruota libera, dopo ti detto meglio quando ci ho pensato. Qualcosa del tipo che... i nutrienti che venivano usati prima per castare le magie adesso sono più importanti, più necessari che mai, dato che la magia è cambiata ora che è apparso il secondo sole. Quindi, detta meglio, può essere i maghi, provo a dettartela adesso. I maghi trovano un modo per sviluppare una sostanza che li aiuti a reggere la magia estrema. Un modo per sviluppare una sostanza che sì, li aiuti, oppure vabbè, il senso più o meno è quello, a sostenere la magia estrema, lo sforzo, sì. Poi io scrivo, butto giù, poi no, ma guarda, io sono già a posto. Sono già
Allora, tra l'altro, lo sviluppo della magia estrema sopra era dark. Lo potrei mettere anche light. Sì, ci potrebbe stare anche light. Cioè, nel senso, se non ci fosse stata questa scoperta di questa droga che ti permettesse di sostenere e channelare un potere estremo, sarebbero morti tutti. Per esempio, Quindi, potrebbe grazie a questo. essere Dark se per esempio avesse degli effetti collaterali. Per Eh dire. sì, no, infatti queste sono cose che uno decide un po'. No, devi deciderlo se Sì, come ti piace di più, in cioè realtà. se ti piace più light o senz'azione. Lo voglio lasciare light, nel senso il fatto che si sia trovata questa sostanza che ti permette di non evocare demoni mentre congiuri del pane, forse è meglio. Ok. Io farò un enorme balzo indietro e nel periodo iniziale Sì. sotto, voglio inserire una scena all'interno dell'evento, viene scoperto un modo per usare la magia in modo sicuro. Ok. C'è A me mi arrivi con effetto eco. perché qualcuno ha il No. mio volume molto alto. No, ok, Ok. adesso sto a posto. Ok, siamo nel passato. Sì. C'è un villaggio. Siamo in un villaggio umano. Ed è appena arrivata una carovana di elfi. E il mercante elfo sta mostrando alla folla sbalordita un bastone fatto in questo metallo luccicante, spiegando le sue meravigliose proprietà di contenimento e controllo della magia. Sulla controscena Che intendi per controscena? sullo sfondo c'è un piccolo che capannone, un piccolo banchetto dove ci sono due goblin. Mangiano frutta, no? Che si stanno, uno sta dicendo all'altro, hanno delle varie ampolle con dentro un fluido giallo vagamente luminoso e uno sta dicendo all'altro: questo ci rovinerà il mercato. No. Loro vendono il liquido e l'elfo gli sta rovinando il mercato. Ah, ok. L'altro gli risponde: te l'avevo detto che una pozione che controlla la magia in base alla luce solare non avrebbe mai avuto successo. Mega lol, questo proprio. Anche le zanzare, no, dai, cioè, è una versione super difficile oggi. Che una pozione
che controlla la magia in base alla luce solare. Ok. Però mi sa che ho sbagliato qualcosa qui che non ho capito. Il mercante elfo sta mostrando alla folla sbalordita un bastone fatto in un metallo luccicante? Sì. Spiegando le sue proprietà di controllo della magia. Ok. Sullo sfondo c'è un piccolo becchetto. Ok. Ok. La domanda è? E questo... la domanda è... quale sostanza permetterà in futuro di controllare la magia? Ed è ovviamente di luce, perché almeno per adesso... Gli vogliamo dare un nome? L'erba luce. È un liquido giallo. Cioè, un liquido giallo ha a che fare con la luce. Come bonus effect ti ricarica la stamina. Ti piega le ginocchia. Esatto. E ti fa venire un'emicrania. Estratto dall'erba, com'era? Dall'erba luce. È una sola parola. Dai goblin? Che è, okay. virgola. Che è una sostanza psicotropa. Metti un più 2 a dattilografia. Sì. Di luce? Di luce. Perché in realtà in questo periodo gli elfi del metallo hanno trovato la fluminite, che è una sostanza molto migliore per controllare la magia. Che più che altro che permetteva l'uso della magia. Non abbiamo capito se è l'unico modo. No, lo sappiamo che non è l'unico modo. I goblin usavano un fluido psicotropo. Ah, ok. Sto dando i colpi, sto dando gli ultimi. Ok, quindi abbiamo definito anche questa scena. Riapro il separè. Vediamo se c'è un modo. Ah, ok. Quindi possiamo anche nasconderle un po'. A questo punto vi direi, vogliamo continuare? Che il giro non è mica finito. Deve fare metallo devasto almeno. Vai, ok. Allora finiamo il giro. Così vi volevo. Anzi, metallo e carisma, perché il focus adesso ce l'ha metilico. Quindi, ah, sì. Quindi metallo e carisma. Vai, vai metallo. Qui è stata... aggiunta alla droga dei goblin, quindi esatto. Sì. Quindi al momento abbiamo sia la flummite che l'erba luce. Ok. Quello per fare domande era la scena, giusto? Sì. Allora aggiungerei sotto i maghi trovano un modo per sviluppare una sostanza che li aiuta a sostenere lo sforzo della magia estrema. Creare una scena e aggiungere come aiuta. No, ma credo fosse l'evento sotto dentro cui creare la scena. Correggimi metallo se sbaglio. Sì, quello sì, lì. No, scusate, perché io ho un attimo un calo dei zuccheri totale, ma io vedo che tra le scene. Ok. E fare come domanda come maghi trovano modo di quale sostanza quindi definisci che è una sostanza. Sì, qual è la sostanza, e quindi ora devo andare a dare la risposta, giusto? Va bene così? Sì, sì. Ok. E dopodiché devo andare a definire quale.
Potresti anche pensare di giocarla, però diciamo che... Ah, potrei dire che una mela colpita sopra a un terreno ricco di fungi. Chi la mangia non ha gli effetti collaterali. Più che trovata, serve tipo coltivata su un... Ma solo la mela o qualsiasi... Cioè, una mela specifica, una tipologia specifica? Gli vogliamo dare un nome? Sto pensando o una mela o dell'erba da fumare. Tutti i fattoni, magari. Vabbè, mantieni sempre l'erbaluce. Che è un elemento già inserito. Allora, ok, metti l'erbaluce coltivata sul terreno di... Allora. Ok, quindi fumare. Allora, questa però è, diciamo, è la risposta. Possiamo, che ne so, inventarsi una scena in cui qualcuno la scopre, oppure... Un gruppo di maghi fattoni a Un corto gruppo di di Maria. studenti arcani durante una pausa. Decidi di fumare quest'erba luce particolarmente sgargiante. E sentono di avere un controllo perfetto della magia. Beh, mettiamo sgargiante perché non mi viene niente. Così va bene. E diremo che è sicuramente dark. Dire di luce, perché cioè, è un progresso, quindi Facevo là il professorino di turno. sei un noto alcolizzato, non puoi permetterti di giudicare. Ok. Sta? Carisma. Ok. Ho un evento sotto le radiazioni del sole rendono instabile il ruminide. Aspetta, me lo so perso, un evento Quello a fianco. L'altro fianco. Sopra. Ok, un evento qua, sì, scusate, Lì sto c'ho sotto, sì. veramente e sono solo le 11:40. Perfetto. Allora, reazione Sì, sera ma ho oppure fatto l'evento così la facciamo veloce, la facciamo. vai, tranquillo. Le riserve di fulminite iniziano a esplodere e prendere fuoco. No, oddio,
Abbiamo escluso gli esplosivi, però in questo caso potrebbe essere accetto. Sì. Gli Abbiamo esplosivi. parlato di esplosivi e armi da fuoco in maniera specifica. Vabbè, allora i maghi elfi che utilizzano. Ok, l'evento è migliaia di maghi elfi che hanno utilizzato la fulminite iniziano a prendere fuoco sotto l'utilizzo della stessa. E mentre la utilizzano, proprio per via delle radiazioni del secondo sole. E questo è light perché prendono fuoco. Cioè, LOL. migliaia. Simpatico umorista. Scusate. Direi dark. Allora, è andata a finire qui. In realtà, in che punto? Soprattutto, Dopo tutto? Quindi va bene ma no, qui. soprattutto, Scusa, soprattutto. soprattutto. Sì. No, ma Prima che scusate, venga ma più ogni parlando. tanto ve sento sovrapposti, quindi. Ok. Beh, sì, così ha senso. Sì, anche se non è proprio sul focus. No, però è sulla Legacy. Scusa, Ah, adesso. è vero, le Legacy. Aspetta, com'è che si chiamano in italiano? Lasci. Lasciti. Esatto. È Sì, vero, avevamo lascito. anche il lascito da poter usare, giusto. Ok, diciamo che come esempio di gioco la possiamo anche chiudere qui. E Sì. con questo terzo video abbiamo finito la partita vera e propria, ma finita la partita ci siamo fermati un attimo per commentare e quindi nel prossimo video vedrete quei commenti perché potrebbe essere qualcosa che ispira o comunque fa riflettere anche voi.